Sì, a volte capita che ci chiedano: ma voi come siete a un matrimonio? Ma no, non come siete vestiti, come siete voi, come vi comportate, come interagite con gli ospiti. Già dal primo incontro in studio cerchiamo di capire quali sono gli obiettivi del nostro cliente e qual è la festa che desidera, e il nostro compito è realizzarla. Poi certo, siamo convinti di avere un grande strumento a disposizione, musica alla carte. Questa, ad esempio, è una dedica fatta alla sposa dalla sorella. La prossima canzone è stata scelta da Naomi e dice: mi manca un po' il respiro se penso che stanotte non tornerai a casa. Mi mancherai tantissimo. Io non so parlare d'amore, con l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei, c'è troppa luce. E con certe canzoni succede che automaticamente, a volte, gli ospiti cantino assieme a noi. Per sentirci pienamente noi, mi darà che io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando so che non vorrai. E poi a un matrimonio non può mancare un brindisi agli sposi. Siete pronti? Avete il bicchiere in mano? Fatemi vedere se siete pronti. Sono pronti. E allora vi vogliamo anche sentire cantare. Confidiamo in voi. Brindisino. 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 Facciamo un brindisi per gli sposi, la, la, la. E per gli sposi in bim, in bim, in bim. Quando riceviamo una dedica cerchiamo di capire da chi arriva e che grado di parentela ha con gli sposi. È un modo molto semplice per iniziare a instaurare un rapporto con gli ospiti. Il prossimo brano arriva dal tavolo Meraviglioso Amore. C'è il tavolo Meraviglioso Amore, fatecemi sentire. Siete, sì, ci sono. Bravi, 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 bravi. Allora, voi chi siete? Parenti di chi? Parenti della sposa, molto bene. Allora, hanno scelto una dedica che dice: come dice la canzone, l'amore è nell'aria. E di questo noi gioiamo con voi. Auguri da Ercolano e Brescia con furore. Grandi, da nord a sud. Da Ercolano e Brescia. Spaziano, che è una meraviglia. E allora facciamo un salto negli anni 70. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sign, every sound. Man mano che eseguiamo dediche, gli ospiti capiscono il meccanismo e continuano a farci ricevere delle richieste, venendo a imbucare le comande di musica alla carte nella cassetta. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come un pollicino. Ma tu che sai, semplicemente sai, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. E poi ci sono le canzoni che creano la magia. Ma tu che sai, semplicemente sai, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. Ma con musica alla carte bisogna essere anche un po' archeologi. Dunque, ecco, in musica alla carte bisogna anche essere capaci di tradurre il geroglifico, perché a volte ci sono delle caricature. Dunque, provo a indovinare. Luisella e Ciro? Ma la magia continua. Napoli, mille colori,
una polemica paura. A volte succede che gli ospiti vengano a cantare assieme a noi. A volte ci sono le dediche veramente speciali, quelle che fanno scendere i lacrimoni. Questa canzone è stata scelta, dice, da mamma e papà. E dice, ho scelto questa canzone perché solo noi sappiamo il significato e quello che rappresenta. Ti amo, vita mia, mamma e papà. Quindi io vorrei che la mamma grande, prima che lo diventi anche tu, tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più, sarà difficile un mondo che è quel che è, io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile, sarà difficile dire tanti auguri a te, che ad ogni compleanno vai un po' più via da me. E dopo tutto questo turbinio di emozioni, bisogna stemperare il tutto con un po' di ballo. Ecco, questi siamo noi. Io credo che essere bravi a cantare e a suonare durante un matrimonio sia il 50%. L'altro 50% lo fa
quanto sei capace di fare il tuo mestiere, quanto sei capace di capire chi hai di fronte per fare la cosa giusta al momento giusto. Puoi essere il cantante o il musicista migliore del mondo, ma se fai la cosa sbagliata per la festa è un errore imperdonabile. Importantissima la gestione dei tempi. Il fatto di divertire, intrattenere senza mai disturbare, creare un'alternanza. Importantissimo il fatto di coinvolgere direttamente le persone. Music à la carte è uno strumento formidabile. Io credo che sia uno strumento che garantisce la riuscita della festa.